casa numero 7. Cosa? Pina! Un annuncio importante per te. Tuo marito è stato nominato giudice popolare, capito? Pina, sei la moglie di un giudice popolare! Non so se ti rendi conto, ma questo è un processo contro la mafia, contro dei killer mafiosi, gente che è stata capace di uccidere dei bambini, degli efferati delitti hanno fatto. Sì, ma guarda, Ugo, che può essere imprudente. Ti posso dire una cosa, Pina? È questa prudenza che frega questo paese, perché questo è un paese fatto di gente fondamentalmente onesta. Dai, 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 ti do una mano. Dunque, scusi signora, sa mica dove sono i pelati? Buongiorno, mi scusi, mi sa dire dov'è la sala dei giudici? Mortacci, Ugo. Come va? Vadi, mancava solo lei. Che c'è? Come si è conciato? Sì. E da giudice popolare. Abbigliamento di Fantozzi. Togone da magistrato ricavato dalla Pina da un vecchio abito vedovile della nonna. Parruccone bianco da giudice inglese fatto con lana da materasso. Bilancia due piatti presa in prestito dall'erboristeria all'angolo, mazzuolo batticarne. E va adesso con gli altri. Cos'è questo? Mi perdoni, come la devo mettere? A Miss Italia o a sindaco? Illustri colleghi, in nome dello Stato che siamo qui chiamati a rappresentare, oggi che la ragnatela mafiosa si fa più estesa, i suoi poteri sono sempre più forti, solo un impegno congiunto e solidale può riscattare la giustizia dalle sue sconfitte. Vi invito quindi ad un comune principio di severità e di rigore. Basta là. Siamo d'accordo, ne? Lei cosa fa? Entra o non entra? Si accomodi. Ho fatto due. Dove mi sedio? Dove mi sedio? Questi sono i suoi colleghi. Ah. Dietro. Medici. Piacere. Piacere. Ma in nome della legge. E vi faccio presente che è mia ferma intenzione che la mafia qui trovi pane per i suoi denti. In anno! Diamo inizio al dibattimento. Fate entrare gli imputati. Cancelliere, legga i capi di imputazione. Compaiono davanti a questo tribunale Trinacria Vito detto Cannamozza, Trinacria Saro detto Carognone, Messina Alfio detto Stupraminchia, Messina Salvatore in arte ammazza mamma. Sono imputati di associazione a delinquere di stampo mafioso, violenza carnale, stragi, torture, ammazzamenti, cannibalismo e chi più ne ha, più ne metta. Ha detto cannibalismo. Non si lasci intimorire, né? No. Thank you.
Pina! Pina, dove sei? Ugo, hai visto che meraviglia? Sì. C'è anche il carretto siciliano. Sono dei regali, hanno detto. Ma chi li manda? Gradisca, onorevole giudice Fantozzo, il profumo di questi prodotti tipici della nostra bella Sicilia. Fermato un gruppo di amici. Ma cosa ridi, Pina? Ma questa è corruzione! Bella e buona anche! Questi hanno sbagliato indirizzo! Dammi una mano, Pina. Non hanno capito che il giudice Fantozzi non si compra neppure se gli mandano a casa l'Etna incartato, hai capito? Neppure l'Etna incartato, neppure! Anche la pasta con le anche la pasta con... Anche. No, non l'ho mai mangiato. Apri, via! Via, Pina! Via! E ti prenderà a grappare dai soldi! Giudici Parrocchi! Ancora! Coscienza Fantozzi. Chi è? Ci risulta che non gradì i nostri sagari. Chi? Forse erano troppo meschini. Ma lei non mi conosce. Il giudice Fantozzi è sì popolare, ma è onesto come un macigno, chiaro? A casa troverà un'offerta che non si può rifiutare. Chi non la può rifiutare? Chi non la può rifiutare? Pina! Teresani, ragazzi! Teresani, ragazzi! Un ingorgo all'altezza delle famigerate catacombe di Cecilia Metella. E venne il giorno della sentenza. Beh, colpevole. 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 Per mia innocentissima sono. Ma come? Ma se abbiamo anche la testimonianza di un pentito? Il pentito si pentirà, ribadisco. Innocente. Anche per mia innocentissima sono. Immacolati come colombi sono. Ma quali colombi? Quest'anno ammazzati. Eppure esso è d'accordo, vero? Certo, certo. Come volete voi, innocente. Ha sentito? 4-3. No, 4-4. Per me sono colpevoli. E che ora mi violentino pure. Fino alla fine dei miei giorni. Lei è il lago della bilancia. Che? Che c'è? Allora, colpevoli o innocenti? E chi? E dunque, loro, questi, ma... Sono innocenti, Anche lei? Innocenti. Anche lei innocente? Ma, insomma, chi li ha ammazzati quei poveracci dentro al bar? Chi ha messo la bomba nella porta? È stato... Avanti, risponda, chi? Sono stato io, signor Presidente. Io, lo riconosco. Chiami lo stenografo, avanti. Confesso tutto! Confesso, ho messo la bomba, ho sparato... Comunque, mi sta farando la cornea, vedete? Guardi, c'è questa famosa collinetta. Praticamente nessun uomo ci ha mai messo piede. Quello è un posto che non conosce nessuno. 620 cacciatori in 14 metri quadri. Era il cavaliere Margheriti dell'Istituto Case Popolari, ex campione regionale di Pispola a Bocca da Richiamo. Dopo 6 minuti, il perito industriale Carletti, detto il leprotto per una malformazione congenita al labbro superiore, si accorse di essere insistentemente guardato. Ma lei, non è un uomo, è una iena, Una iena?
Sì. Una iena, proprio una iena. Ed è anche un bellissimo esemplare. Non facciamo confusione! Dividiamoci in due squadre, dunque vediamo un po'. Gli ammogliati a monte e gli scapoli a valle, su! Non c'è un fotografo? Passo! Stia fermo con quelle manacce! Ma scusi, il fucile è mio, non ha la sua fionda lei! Non ha la sua fionda! Sì, ma intanto lei è l'unico che non è riuscito. Noi non siamo riusciti a sparare un solo gli unici un colpo. Che è successo? Che è successo? Ah, buongiorno signore. Noi non siamo riusciti. E lui non è riuscito. Insomma, noi non abbiamo ancora sparato. Me lo faccia vedere. Se ne intende lei? Un pochino. Guardi, ingegnere, che cos'è? Ma per forza, è completamente scarico. Ma, scusi, ragioniere, ma lei per caso, inavvertitamente, non ha sfiorato il grilletto? Non me lo ricordo. Scusi, le dispiace ecco. Se... appoggio questo e prendo il suo. Allora, arrivederci e buona giornata. Buona caccia. Ci vediamo. Occhio, eh? I più facoltosi si avvalsero di mezzi corazzati e cingolanti con attendenti al pezzo. Bravo! Bel colpo, Marchese! Un megalomane noleggiò un aereo da bombardamento. Perfetto tiro con la fionda da caccia a prendere la mira, traguardando il bersaglio al centro della forcella, tendere gli estensori con forza fino all'altezza dell'orecchio e poi mollare di... I meno abbienti contrapposero le non meno efficaci astuzie della guerriglia. Mi dia una mano, per favore. Ehi, tu pezzo, prendi! Vengo! Schermix! Humphrey! Ho catturato un bel pistolone anch'io. Ha visto? Ah, guardi, bene. Che meraviglia. Così adesso basta con la fionda e posso sparare anch'io. Ma, ragioniere, si è fatto male. Assolutamente, solo leggerissimamente. Forse ho bisogno di un urologo. Guardi, per due orecchie sinistre io le posso dare l'indice della mano destra di un avvocato. Con unghia? Sì, c'è tutto, vede? Carino, eh? Bene? Buongiorno. Allora, due orecchie. Salve. Che mi facendo, per favore? Buongiorno. Buongiorno. Come va? Insomma, come un po' di bruciore allo stomaco. Sarà un po' di nervoso. Sì. Che vuoi fare? Alle volte è proprio il nervoso, eh. A proposito, ragioniere, è la sua pistola? Io? Ce l'ho sempre! Via, via, su, coraggio. Sia uomo. La sera i festeggiamenti proseguirono con una grande festa nella villa in collina dei conti Serbelloni Mazzanti vien dal mare, i quali, oltre ai soliti principi e altri potenti, estesero l'invito a tutti gli impiegati, anche i più umili, in vista dei prossimi accordi sindacali. Questo è proprio un alano brandenburghese, arciduchessa. Guardi. Però in me incute un certo timore. Fantozzi e Filini arrivarono con due micidiali frac presi in affitto. Filini sembrava un mutilato, Fantozzi praticamente in Bermuda. Ma cosa c'è lì? Eh? Un vitello? No, è un cavallo. No, è che sarebbe un cagnolino. Un ca... Magari un po' grosso. Insomma, un cagnolino da 2 tonnellate. Ci guarda un po', ma...
ha un'espressione proprio umana, eh? Sì. Vede, fa le fusa. Permesso? Scusi, dottore, noi abbiamo regolari biglietti di invito. Se lei sposta gentilmente la zona, noi andremo alla festa, grazie. Caro. Ma Filini e Fantozzi che fine hanno fatto? E io non li ho visti. Non saranno stati invitati. No, guardi, sono stati invitati tutti. Ah, sì? Persino i fattorini, persino il passacarte, tutti. Bene, bene. Perché manca qualcuno? Due cafoni, signora contessa. Due che credono sia molto chic arrivare in ritardo. Ma non si preoccupi, no, signora contessa. Invece io mi preoccupo molto. Sono in pena per due cari impiegati che non so che fine abbiano fatto. Aiuto! 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 Signora contessa, aiuto! Casimiro, che fai? Attento! Aveva un volto umano, eh? Faceva le fusa, vero? Riconosco di aver sbagliato. Buono fido. Provi Fuffi. Buono Fuffi. Provi Bobby. Buono Bobby. Friedman. Ma Friedman non è un nome di cane. È vero. Ma come diavolo si chiamerà? Si chiamava Ivan il Terribile 32esimo, discendente diretto di Ivan il Terribile primo, appartenuto allo zar Nicola. Leggendario campione di caccia al Mugico nella steppa e fucilato come nemico del popolo durante la rivoluzione d'ottobre sulla Piazza Rossa. Arriviamo, eccoci! Piano, andiamo piano. Non agitarti, eccoci, cara. Eccoci, siamo arrivati. Stai, ecco, cara. Ecco. No, calma. La scala la porto io. Non fare sforzi, no, io porto, prego, la scala. Signora contessa. Mi dispiace, impiegato. Scusi, impiegato, le ho fatto male. Niente, solo una complicata frattura cranica. Per farsi perdonare l'increscioso incidente, i conti Serbelloni, un'astuta mossa padronale, invitarono Fantozzi e Filini al tavolo d'onore. Metta quella roba al posto. Impiegato? Fantozzi. Impiegato. Impiegato. Mi permetta di presentarle alcuni nostri amici. Benissimo. Eccellenza, l'eminenza, devitanza. Donia Mignaz de Corral. Mi scusi, ho le mani un po' sudate, allora. Generale di squadra aerea Ernesto Maria Lampioni. Marchesina Giava del Corpo. Lei conosce le regole, Fantozzi. Lei sa come deve comportarsi in società, non è vero? Quello che deve fare, quello che non deve fare. Vedremo. Come vedremo? Guardi, che prima avevo la mano un po' sguscitata. Scusi. Le sue scarpe. Oh, grazie, devono essere squisite. Eh no, perché me l'ha presa il cocker, il cagliolino. Lei conosce il nostro ambasciatore di Germania? Il conte Otto von Huber Steiger. Ah, Hitler! No, scusi. Può chiamarmi solo Otto? No, almeno 9. 10, 11, 12. Alla fine la spuntò Fantozzi. 30 l'ore. Buono. Squisito. I bicchieri. 5 calici sfasati sulla sinistra. Altri 5 sfasati sulla destra. Da quale parte bere? Ma non siete impiegato? Ho la salivazione leggerissimamente azzerata. E allora beva. Questo. Ma che fa? Mi leggo la mano. Vede, ho la linea della fortuna. Che giorno è oggi? Domenica. Avete detto insieme la stessa cosa.
Facciamo flick e flock, mi dia il mignolo. Il men l'anulare. Tordo! La cosa più difficile in natura. Cici. L'ho già finito? Sì, l'ho divorato. Come sto andando, scusi? Male, per Dio. Alla fine decisione tragica, Tordo intero. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. Più 6 per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso animale domestico. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3.000 gradi Fahrenheit! Dagli 8 ai 10 secondi per stemperare la lingua rovente sotto il rubinetto. Due secondi e mezzo per il bacino a sua figlia Mariangela. Caffè latte con pettinata incorporata. Spazzolata dentifricio mentolato su sapore caffè. Provocante funzioni fisiologiche che può così espletare nel tempo di valore europeo 5, di 6 secondi 3, netti. 2, 1. Ha ancora un patrimonio di 3 minuti per vestirsi e correre alla fermata del suo autobus che passa alle 8:01. Tutto questo naturalmente salvo tragici imprevisti. Cambio! Non ce la farò mai. E allora? Allora? Prenderò l'autobus al volo. No, Ugo, l'autobus al volo no. No, papà. Sì, saltando dal terrazzino. Guadagnerò almeno 2 minuti. No, Ugo, non l'hai mai fatto. Non hai il fisico adatto. Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato. Ugo! Ma che cosa fa? Prende l'autobus al volo. Ragioniere!
No, no, io, no, io, no! Chi è stato il primo? Si può sapere chi è stato il primo? Lui è stato il primo! Devo andare in ufficio, devo timbrare il cartellino. Non si può rinviare la discussione. Sono in un ritardo pazzesco. Devo timbrare il cartellino. Aspetta, come? Deve firmare, che la responsabilità ha è una sua. Pena. C'ha una pena lei? No. Lei non pure c'ha. No, neanche. Aspetta, come? A firmo col sangue. Ecco, guardi, eh? Va bene, no? Arrivederci. Avanti, Fantozzi, che ce la fa? Coraggio! Coraggio, coraggio! Ancora, ancora, Fantozzi! No, non lo aiutate. Se no è squalificato, deve arrivarci da solo. Si alzi che ce la fa. Su, non si dia per vinto. Su, coraggio! È arrivato, su. Forza, Fantozzi. Forza, Fantozzi. Su, che ci mancano appena 100 metri. E poi arriva. Su, forza, Fantozzi. Dai, dai, forza.